Ben ritrovati per una nuova puntata della Tribuna Culturale di 99 TV, ovvero Teleradio San Severo. Il ciclo delle nostre trasmissioni si sta avviando al termine, la stagione estiva è ormai arrivata e dunque il caldo ci consiglia anche di fare una piccola pausa, pur continuando a seguire gli eventi culturali. E noi vogliamo chiudere in bellezza con la produzione culturale di un collega e di un amico di Teleradio San Severo, che è Francesco Giuliani. Francesco Giuliani, che abbiamo già avuto il piacere di intervistare un paio di volte per il suo penultimo sforzo letterario, adesso invece abbiamo l'ultimo di questa stagione, certo. Bimillenari scrittori e altri pretesti. E allora, intanto Francesco Giuliani, che si occupa di francobolli ma per pretesto, di cosa si tratta? In effetti pretesto proprio perché la passione che avevo ed ho ancora da quando ero ragazzo si è unita all'interesse letterario che ovviamente coltivo intensamente da grandicello, e si sono uniti insieme per delle prose filateliche, prose d'arte, prose creative che sono ispirate, nascono dalla visione di un francobollo e mi offrono la possibilità di scrivere delle pagine di 2000 caratteri. Li ho contati, l'abitudine del giornalista di contarli non l'ho persa. 2000 caratteri, spazi esclusi, tutte uguali, le prose tutte più o meno uguali nella lunghezza, ispirate ognuna ad uno dei francobolli. L'altra volta, l'anno scorso, erano i francobolli dell'Italia al lavoro, ricorderai quella serie, la Puglia. Questa volta vi sono i francobolli del Regno d'Italia, un periodo che va dal 23 al 42, periodo molto intenso ma anche pieno di bellissimi francobolli. Tra l'altro, quello che li ha disegnati in buona parte è lo stesso Corrado Mezzana, che ha disegnato l'Italia al lavoro nel 50, lavorava già negli anni 30-40 e ha disegnato tanti bellissimi francobolli. Ecco, facciamo vedere la copertina. Franco Busini inquadra adesso questa bella prima pagina del volume, che è tra l'altro edito dalle Edizioni del Rosone, questa casa prestigiosa di Foggia che dà tanto spazio e tanta attenzione agli autori del nostro territorio, ma anche agli argomenti adesso relativi. Avete visto già questa impostazione che introduce alla grafica interna molto bella, dobbiamo dire, con i francobolli che sono ben riprodotti, piuttosto in grande, ben visibili, e che fanno vedere quindi il pregio di dal punto di vista pittorico di questi francobolli. Le prose che sono ispirate sono state comunque introdotte da un personaggio di prestigio nel nostro panorama intellettuale, che è il professore ordinario di storia greca dell'Università di Foggia, di letteratura greca dell'Università di Foggia, Francesco De Martino. Una cosa che ci fa ricordare anche che Francesco Giuliani si occupa di letteratura ad alto livello. Mi occupo di critica, mi occupo intensamente di critica. Lui è modesto, però diciamo, ricordiamo anche le collaborazioni con l'Università di Foggia e in ogni caso le tante pubblicazioni di grande interesse. Occuparsi di prendere spunto dai francobolli, quando tu stesso all'inizio fai una piccola citazione, addio Monti, facendo capire le ispirazioni dei grandi della nostra letteratura, secondo te può essere una cosa che sminuisce poi il valore dell'opera, o è comunque occuparsi di una espressione artistica come quella dei francobolli che può dare delle buone ispirazioni? Beh, in effetti questi francobolli sono meravigliosi, sono bellissimi. L'Italia ha avuto
moltissimi bei francobolli, serie di prestigio, anche serie in parte ispirate ovviamente agli ideali del ventennio, perché è chiaro che Mussolini fu il primo a capire che i francobolli andavano anche ad essere utilizzati da un punto di vista politico. È chiaro che anche in questo caso mi sono serviti come pretesto. Pretesto, e lo dico alla fine, pretesto per raccontare quello che è la mia visione del mondo, delle cose, quello che è la storia dell'uomo fatta di tante miserie, di qualche splendore. Pretesti perché appunto da questi piccoli pezzi di carta gommata, mi diceva Enzo Del Vecchio ieri, era venuto a San Severo, qua vicino, insomma, dice: ma perché ti sei ispirato proprio ai francobolli, visto che ormai questi ragazzi non sanno più manco che cosa siano, ma i ragazzi abituati alle mail, certo. Ma proprio questo li renderà più preziosi, saranno un po' come i quadri di un museo tra 50 anni, quando forse non esisteranno più, forse anche prima di 50 anni. Già oggi vedo che ad esempio i francobolli sono autoadesivi, quindi la famosa gomma che il collezionista tiene cara, guarda, non deve essere rovinata, non deve essere linguellata, perché se no vale di meno, se poi è bicolore, insomma c'è tutta una terminologia che i filatelici conoscono bene, insomma c'è tutto un mondo di legata alla filateria, che comunque è antichissima, visto che nasce nel 1840 in Italia, il primo francobollo del 1850, il Lombardo-Veneto, gli austriaci adattarono il loro francobollo a quello del Lombardo-Veneto, abbiamo una prima serie del 1850, i nostri del sud sono del 58, insomma c'è una storia molto lunga, e comunque nel corso dei decenni ci sono stati dei francobolli che erano dei veri e propri capolavori artistici, in particolare questo Corrado Mezzana, che è un nome che per i filatelici è importante, ma era anche un pittore, il quale era un vignettista di straordinaria bravura, riusciva a racchiudere in un piccolo spazio, perché sul libro sono ingranditi, come avrai visto, perché si godono i particolari, insomma, questo soprattutto i meno giovani, che un po' di presbiopia ce l'hanno, così si adattano, comincia ad averlo pure io, insomma. Bene, ingranditi utilizzando anche il progresso della stampa, perché obiettivamente la stampa ha fatto, tu sai bene, tantissimi progressi nell'ultimo periodo. Ebbene, ingrandendoli si nota che questi piccoli quadratini o rettangolini sono dei veri e propri capolavori, mosaici di tante componenti, valori simbolici. Ecco, in questo modo noi li abbiamo resi più vivi, più conoscibili da parte di tutti, e non solo, sono il loro pretesto, mi aiutano a ispirarmi, insomma. Prima di tornare all'aspetto letterario, perché poi fondamentalmente è un libro di letteratura, questo è anche di questo che ci stiamo occupando, un'altra parola spesa per i francobolli, che poi sono anche un'opera di sintesi artistica, una importante opera di sintesi, perché l'artista deve in pochi centimetri quadrati, come dicevi tu stesso, riuscire a mettere insieme simbolicamente delle immagini, a trasmettere dei valori. Al di là del fatto che appunto si tratta di francobolli che appartengono a un periodo molto ben determinato dal punto di vista ideologico, vi si ritrovano degli ideali abbastanza universali, e vengono celebrati dei personaggi che hanno fatto grande l'Italia, oltre a istituzioni che può essere la società Dante Alighieri. Anche questi sono i valori importanti del francobollo. Certo, perché ad esempio la famosa serie di cui parlai tu, la Pro Dante Alighieri, nel 1932 fanno una serie con 12 scrittori, 12 personaggi considerati i migliori, da Dante Alighieri a scendere. E, insomma, era un modo per rendere sempre più familiari i grandi nomi della nostra tradizione letteraria, quindi da Boccaccio a Petrarca, Dante, con qualche curiosità sulla quale io ovviamente giocavo. Carlo Botta, per molti è Carneade, insomma, è un personaggio, è uno storico anche di qualche rilievo, ma insomma non era
all'altezza di Leopardi, di Manzoni, di Foscolo, perché gli altri nomi sono personaggi di questo livello. E di ognuno di questi, ovviamente, poi da professore mi sono divertito a tirar fuori quello che sentivo. Oppure la serie per il 50° anniversario della morte del Manzoni. Nel 23 fanno una serie di 6 valori con alcuni soggetti dei Promessi Sposi, la casa del Manzoni, il ritratto del Manzoni. Chiaro che Manzoni viene anche utilizzato come simbolo dell'Unità d'Italia, chiaro, il Gran Lombardo. Allora il Gran Lombardo era un fautore dell'italianità, oggi penserebbero subito male, dice un leghista. No, Manzoni, milanese, puro sangue, era un fautore dell'Unità d'Italia. Ebbene, insomma, l'utilizzo di questi personaggi anche in chiave universale, perché ad esempio i francobolli che dicono perché l'Italia abbia pane per tutti i suoi figli, è un valore che vale per tutti, se uno si ispira, oppure i bimbi d'Italia si chiamano Balilla, non tutti sanno, ma i bimbi d'Italia si chiamano Balilla, è un verso del nostro inno d'Italia, pensano subito a Balilla, i fascisti, in realtà è un verso del nostro inno, la colpa è nostra che non conosciamo il nostro inno. Che cantiamo soltanto una... Che andiamo a stenda, adesso la cantiamo, ma fino a qualche anno fa neanche quello. E una di quelle strofe successive dice proprio i bimbi d'Italia, si chiama un Balilla. E durante, nel 32, lo riproducono su un francobollo molto bello, con un bimbo e dietro appunto Balilla, il perasso che lancia il sasso della rivolta. Ecco, io volevo a questo punto farvi sentire soltanto una delle prose artistiche che Francesco Giuliani ha voluto dedicare proprio in quella serie che riguarda il cinquantenario manzoniano, e proprio quello che avevo citato all'inizio, che iniziava con la citazione "Addio Monti" e con i puntini sospensivi, perché richiama un passo del nostro romanzo più famoso. E quindi sentiamo un attimo com'è la prosa di Francesco Giuliani, che chiaramente noi presentiamo in una rubrica, sarebbe sicuramente più opportuno farlo nella sua, che è Scaffale, che parla di libri, ma chiaramente ci sarebbe un conflitto di interessi, e dunque molto volentieri quando ci sono le sue produzioni lo facciamo nella nostra tribuna culturale. E allora, su questo francobollo che prego ancora Franco di inquadrare, e che riporta la famosa scena della barca che viaggia sul lago, sul famosissimo lago, adesso nascono appunto, nasce l'ispirazione per queste parole che vado a leggervi. Viaggiarono in silenzio e con la testa rivolta all'indietro i 3 passeggeri, mentre la barca di San Francesco scivolava verso la riva destra dell'Adda. Ma Don Lisander pensava soprattutto a Lucia, alla donna che nel romanzo non dà mai un bacio al suo Renzo, indignando le giovani lettrici dei tempi moderni. Troppo fredda e forse pentita dell'impegno preso con quel giovane irruento, le più scaltre cederebbero volentieri alla corte di Don Rodrigo, che forse possiede le giuste chiavi per un'apparizione televisiva grazie al conte zio. A che serve ricordare che allora non c'era la televisione? La loro mente è appiattita in un eterno presente, né giova ribadire il senso di quel nome rimasto immutato sin dal primo momento. Tutto può cambiare, ma il fulcro riposa lì, nell'estrema incarnazione della donna dagli antichi poeti. La luce arriva da lei, non certo da Rodrigo, e lo scrittore le presta i suoi pensieri più delicati, intenerendosi come un innamorato, mentre registra i rumori e le visioni di quella notte troppo luminosa. L'ha immaginata al suo fianco in carne ed ossa, lasciandosi trasportare dal lirismo che scioglie dall'interno la prosa. È andato troppo in alto Don Lisander, ha messo troppo del suo, e per questo alla fine quasi si scusa, ricordandosi che si trattava pur sempre di una giovane popolana che, per giunta, non era da sola in quella barca. È triste l'abbandono del loconatio, ma il diavolo tentatore trovò accoglienza anche nell'angelica protagonista. Renzo aveva lodato tante volte l'agiatezza di Bergamo, i vantaggi che la Serenissima offriva agli operai, e alla fine l'esilio divenne volontario. Il nemico era stato falciato dalla peste, il bando cancellato, ma gli sposi
precedettero i contadini del meridione, diventati finalmente padroni del loro pezzo di terra nel cuore del Novecento, eppure risoluti a trasferirsi altrove. Fu un addio fortunato quello che trasformò Lucia nella moglie del comproprietario di una prospera filanda che portò agiatezza e promozione sociale. Nello stesso tempo arrivarono i figli e l'impegno di Chioccia. La vita trascorse tranquilla e felice, scrive il romanziere, e a raccontarla annoierebbe giustamente i lettori. Lucia iniziò a parlare con l'accento bergamasco e si dimenticò del tutto di quel povero paese, sperduto da qualche parte nei pressi di Lecco. Ecco, è una prosa presa ad esempio che vi fa capire un po' l'idea di come sono stati trattati. Si parte dal pretesto dell'immagine, si identifica l'origine di questa immagine e poi si va sulla ci si fa trascinare dai pensieri in modo da unire anche il passato con il presente, da fare anche in questo caso una ideale prosecuzione del romanzo, richiamando anche le suggestioni dello stesso romanzo, che chissà potrà essere anche un pretesto per andarsi a rileggere I Promessi Sposi, che non è mai male. Ecco, Francesco, al di là del fatto che questa può essere una mia interpretazione, può essere giusta come non giusta, ma è sempre importante con qualsiasi mezzo, anche con prose d'arte così brevi, sintetiche ed efficaci, cercare di stimolare il pensiero e l'amore per la lettura e per la nostra grande letteratura. Beh, certamente, è logico che una prosa del genere presuppone la conoscenza dei Promessi Sposi e poi anche la capacità di seguire le arguzie più o meno riuscite di chi scrive, insomma. Nel senso che io ero partito dal fatto che Lucia si commuove, come si sa, insomma, tutti lo sanno, l'addio mondi, ma poi in realtà si trasferisce a Bergamo e me la vedo come quasi trasformata, no? Con quell'accento bergamasco che richiama i nostri meridionali, che è anche questa un'altra ironia tragica della storia. I contadini nostri cercarono la terra per decenni, lottarono, soffrirono, quando veramente avevano la terra a disposizione se ne vanno a fare gli operai, insomma. E qui richiamo un po' anche il nostro mondo, come quello dei Promessi Sposi. Altrove richiamo per Augusto le opere latine, Svetonio, per Virgilio quelle opere, e poi ogni tanto mi riesco anche a inserire ad esempio un richiamo al bombardamento di Foggia, perché parlando della posta aerea il richiamo al nostro bombardamento tragico del 43, del 42, il 43, insomma, non poteva mancare, come anche le lotte politiche della nostra zona. Non è un libro calibrato sul locale, è un libro che spazia da, ma insomma è chiaro che ognuno poi tira fuori quello che ha. Io ho tirato fuori la mia passione per le lettere, la mia passione per il nostro territorio, perché insomma mi piace stare da queste parti, non mi trovo per sbaglio, insomma, nessuno di quelli che parla sempre bene degli altri, altrove stanno meglio, no, io sono uno che si trova bene dalle nostre parti. E però è venuto fuori una realtà, ripeto, che ad esempio quando si parla di Augusto presuppone gli aneddoti, la conoscenza di alcuni passi, insomma, vorrebbero essere anche delle prose colte, nel senso che si possono leggere a più livelli, tranquillamente, per diletto. Se si vuole si può andare anche a fare un'analisi più attenta. È quello che poi ha fatto il professor De Martino, che tra l'altro io ho ringraziato e ringrazio, perché mi ha scritto un vero e proprio saggio, più che una prefazione, 20 pagine di prefazione, sono un vero e proprio saggio. E io l'avevo conosciuto all'Università di Bari quando lui era già professore, io ero studente, poi l'ho ritrovato a Foggia, dove appunto lui insegna da ordinario letteratura greca. Ho collaborato con lui a scrivere dei saggi per Puglia Mitica, un librone che lui ha dedicato alla mitologia pugliese, e quando ho scritto questo libro mi era sembrato normale dirgli scrivimi una prefazione, e lui l'ha presa talmente sul serio che sono stato lusingato, perché insomma un vero e proprio saggio di 20 pagine sul libro è anche
e anche esegeto. Da tanto autore poi. Sì, sì, appunto, da una persona allievo di Carlo Ferdinando Russo, insomma, non è uno qualsiasi. E per gli addetti ai lavori abbiamo fatto un grande nome, oltre a quello del professor De Martino. E allora possiamo dire in ogni caso che in mezzo ai saggi più specializzati, che possono parlare di letteratura o possono parlare anche di storia locale di Francesco Giuliani, questo sia in qualche misura, per quanto abbiamo detto, anche per molti tratti colto, un divertissement. Certo. E allora, un stimolo in ogni caso alla lettura, una bella pretesto per andare a conoscere i francobolli di un lungo periodo della storia italiana, fatti anche molto bene e molto ben visibili, molto ben riportati dal punto di vista grafico su questo libro, un bel libro da leggere con questi brani di 2000 caratteri, spazi esclusi, che Francesco con pignoleria giornalistica ha voluto tenere sempre costanti, e anche, perché no, una scusa per andare poi a spulciare i testi ai quali ha fatto riferimento l'autore, per andare a rivedere le biografie dei personaggi che vengono citati, ed è sempre uno strumento di cultura, uno strumento di approfondimento che non va mai trascurato. La lettura è il cibo per la mente, e noi sicuramente anche dal punto di vista culturale non vogliamo morire di fame. È un po' lo scopo che ci prefissiamo sia nella trasmissione di Francesco Giuliani con il suo scaffale, sia nella tribuna culturale di 99 TV Teleradio San Severo, e speriamo di farlo anche con il gradimento di voi gentile pubblico che seguite le nostre trasmissioni. E allora, dopo la piccola pausa estiva, un arrivederci, speriamo con subito un'altra opera di Francesco Giuliani. Diciamo che l'andremo a presentare con, in autunno, adesso ormai insomma, è tempo di... però chi vuole può leggerlo, e quindi lo porteremo, arriverà in libreria l'edizione Rosone. Perfetto. Distribuiranno nei prossimi giorni, adesso è freschissimo proprio di... Freschissimo di stampa. Di stampa, è presentato in anteprima a Torino, è stato... Al Salone del Libro, ricordiamo ancora una volta Francesco Giuliani, bimillenari, scrittori e altri pretesti sicuramente per leggere a partire dalla bella prefazione del professor Francesco De Martino, edizioni del Rosone. Cercatelo a giorni nelle migliori librerie sicuramente di Capitanata, perché è un testo che vale la pena leggere. Grazie di nuovo a Francesco Giuliani, grazie a voi per l'attenzione, e alle prossime con la Tribuna Culturale.